hai fatto? La gente da casa manda le mail, vuol sapere cosa fai durante questi break pubblicitari. Che il trucco, il bicchiere d'acqua, il caffè? Certo, vado a stuccarmi un po', sai, c'è bisogno. C'è bisogno perché l'età avanza. Però, vabbè, dimmi. Cosa c'è adesso? Per cosa la tua gioia, adesso? Gaetano. Per la mia gioia. Si mangia? Siamo giunti al nostro momento bellezza. Ah, sì. Goditelo te, nel senso presente. Questa è una, ci penso io. È una miss con i fiocchi e controfiocchi. Prego. Allora, con molto piacere vi presento Siria Maurizio, Miss Liabel Toscana 2010. Ma vieni! Eccola, guarda. Ciao. Come stai? Salutarla, ti ribacio. Riuscivo a abbassare la temperatura perché. Allora, benvenuta! Grazie. Ma vogliamo sapere tutto di te. Intanto, la prima cosa, perché mi sembra un po' a caso, lo chiedi: Miss Liabel o Liabel? Perché Liabel. Lei lo sa, Liabel, quindi abbiamo già risolto un problema. Allora, com'è successo? È successo. Raccontaci. In una sera di burrasca, diciamo. Di burrasca? È la miseria. Che ti sei presentata lì? E c'era tipo pioggia, vento, mancava grandine, la neve. Tutto. Benché fosse un posto non di alta montagna. Ma di mare, e soprattutto il 14 agosto. Quindi. Capito? Era il destino. C'era anche un anziano che presentava questa manifestazione, no. Che non facciamo i nomi perché non importa. E sei stata eletta tu. Poi da lì che è successo? Sei andata? Da lì sì, sono andata a Salso Maggiore, alle finali nazionali. È stata una bellissima esperienza che auguro a qualsiasi ragazza di provare, perché a parte le amicizie e tutti i ricordi che ti lasciano, è una cosa che vale veramente la pena di provare. Ecco, anche fidanzata, no, dico anche da un punto di vista, diciamo, di... Di compiacenze, insomma, sei stata corteggiata, come è normale che sia, no? Sì, però insomma, sempre fidanzata, quindi. Sì, no, per carità, no, è che mi ci mancherebbe, anzi, facciamo un saluto al suo fidanzato, che non diciamo c'è. Il nome perché non c'è, che senso? No, non c'è qui. Non c'è qui, no. Vai, saluto, facciamo. Oh, fai saluto, che no, l'importante è non dire mai il nome, così a casa. Sono tutti contenti, no, ovviamente stiamo scherzando, io sono zuzzurullone, ma Siria lo sa bene. Senti, lo rifaresti? Sì, sicuramente, perché proprio come ricordi e soprattutto come divertimento, perché va preso come un divertimento, sicuramente sì, lo rifarei. Ma pensi di continuare in questo mondo o morire qui stasera? No, 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 mondo dello sì, spettacolo. Come mondo sì, mi garberebbe molto, anche perché comunque ballo, mi garba cantare, quindi alla fine continuare in questo mondo sì, mi garberebbe. È interessante, ma perché no? Ma noi te lo auguriamo tutto il cuore. Ti porto i saluti personali di un signore, anzi, che si nasconde dietro i baffi, che si chiama Jerry Stefanelli. Un applauso a Jerry. Perché la Siria Star si occupa delle selezioni Miss Italia per la Toscana e l'Umbria, è proprio rappresentata, poi c'è anche, eccetera, il capellone del Ferrari, però insomma c'è questo grande personaggio che già prima di cominciare già mi diceva tribola per organizzare la prossima edizione. Allora io ricordo a tutti coloro i quali fossero interessati, ragazze, perché ancora è aperto solo per donne, vero? Cioè, no, per ora sì. Ci si emanciperà, ma non quest'anno, di partecipare a Miss Italia, semplicissimo, Sirio Star 0573 38 1285. Chiedete di Jerry Stefanelli, il ragazzo di bottega, lui viene a tutte le ore, risponde al telefono, dorme lì dentro. Oppure digitate Miss Italia. .rai.it www.missitalia.rai.it e potrete, anche se avete un'amica che secondo voi è all'altezza di farlo, la vostra fidanzata, la vostra cugina, credo, chi vi pare a voi, ma no, perché avrete modo di regalare un'esperienza meravigliosa e diventano tutte così, perché lei non era così, lei era, diciamolo, cioè, non c'aveva nulla, era un basic, ora è super accessoriata, e questo solo Sirio Star può fare. Viva il Capecchi! Applauso, viva il Capecchi! Dico per te. Va bene, resta con noi! Perché adesso torniamo alla musica, certo. Giusto? E la nostra orchestra ci canta un singolo che ha avuto un grandissimo successo la scorsa estate, Waka Waka. Ah, è il lato B di Bunga Bunga, guarda.